È raccomandato che tutte le azioni di osservazione della vita subacquea siano coordinate e supervisionate da un responsabile scientifico, meglio se è un biologo marino. Usare una macchina fotografica è un buon metodo, ma non basta. Ricordate di segnare sulla lavagnetta anche profondità, temperatura dell'acqua ed eventuale interazione con altre specie. Siamo sicuri che dopo questa immersione vedrete il mondo subacqueo con un'ottica diversa.